tristeza, por favor, vai via. Juju, ju, ju, já, já, já. Vale, un po' meno oggi. Un po' più saudade. Un po' meno canzone. Alfredo Duro. Amigos che siete a casa, oggi parliamo sottovoce perché entriamo nella patria del colore del Brasil con questa ricetta carioca. Sei vestito a tema? Oggi no, sono vestito a tema platano verde perché la ricetta di oggi è il platano fritto. Se vi state chiedendo cosa sia un platano, eccolo qua. Perché rido? Non lo so, perché io non avevo mai visto prima un platano. Strano ma vero, 30 anni di vita in Puglia e i platani non si vedevano. La ricetta di oggi è facilissima perché c'è un motto brasiliano che non è ordem e progresso. A proposito di ordine e progresso, i tanga colorati. Il platano fritto nasce, cresce e si frigge. Perché non potete mangiarlo in altra maniera, se non fritto, cotto, bollito. Vediamo com'è il platano crudo. E in queste immagini potete vedere l'evoluzione dell'uomo da Homo erectus a Homo habilis. Adesso comprendo la saudade. Una banana molto acerba, anche se questo è un platano maturo. La ricetta di oggi è semplice, la produzione mi ha chiesto di non cantare e ogni volta che canterò succederà questo. Succederà questo. Gli ingredienti per il platano fritto sono platani, poi abbiamo del sale. Per friggerlo non possiamo usare l'olio di zio Bartolo, ma dobbiamo usare un olio che mi mette una saudade. Pippo, vuoi venire a assaggiare anche l'olio di semi vari? È girasole. Ah, è girasolo. È come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di... Per colpa vostra e dei vostri commenti, cari amici, oggi sono un po' in conflitto con la community. Non è vero, vi voglio bene. La base essenziale per friggere è quella di procurarsi una buona padella. Guarda come me la... Cominciamo a individuare qual è la... Siamo a Mission Impossible qui. Non posso cantare nemmeno quando vado a immergere l'olio sottovoce. Adesso ragazzi la parte più difficile, come avete visto prima, aprire i platani. Ma guarda che devi tagliare le rondelle. Ah, geniale ragazzi. Giusto per non farlo fare a casa sbagliato, puoi mettermi le dita per tagliare? Perché come le sto mettendo le dita? Così mi sento una... Allora amici a casa, questa è la tecnica corretta. Perché se eseguite il taglio come stavo facendo prima, rischiate di tagliarvi le dita. Tu pensa, ti perdi nella foresta brasiliana e devi mangiare platani per tutta la vita. Come li friggi? Dici tre cose che sei nel Brasile. La capitale è São Paulo do Brasil. No! No, no, è vero, è Brasile, è Brasile. Capitale dell'Albania? Tirana. Simeon, vieni ad abbracciare, dai, perché ci deve essere un abbraccio finalmente tra Puglia e Albania. Non lo so, cos'altro so del Brasile? Patria di grandi calciatori, tipo vogliamo ricordare Ronaldo, tranne quello portoghese, perché c'è, vedete, questo è trabocchetto, Cristiano Ronaldo non è brasiliano. Esiste un monumento al perizoma, adesso cercherete la foto e posterete qui il monumento al perizoma, pensate che patria pazzesca. Il carnevale del Brasile, scusate se non ci sono arrivato prima, personaggio celebre del Brasile, il più celebre. Giuliana Moreira, scrivimi. Abbiamo tagliato il nostro bellissimo platano a rondelle, come le fette di un dolce salame dell'entroterra piacentino, quello che preferite voi. Adesso, proprio come succede con la pellicina dei salami, dobbiamo andare a togliere la scorza. Così. E così via per i prossimi 10 minuti. Ed eccoli qua, le nostre belle platano tagliate a rondelli. Rondelli che adesso noi andremo a friggere qui nel nostro olio. Prendiamo la schiumaroli, eccolo qua. C'è anche una scimmietta, anche lei arriva dal Brasile. Guardate che belle le nostre rondelle. Poco alla volta perché si devono dorare. Fare una preparazione fritta senza cantare è un po' come andare su una spiaggia brasiliana senza il tanga ma con un Montgomery, capito? Quindi è proprio follia pura. Perciò, cari amici, questo ve lo sequestro e datemi il pubblico. Nossa, nossa, assi você te mata. Ai, se ci pego. Credo che sia già pronta, eh? No, sono molto più scura.
Lucilla che ha preso questa ricetta in prestito dal Pakistano sotto casa sua, quindi tutta questa cornice brasiliana, carioca, festante, allegra. Ciao amici del Pakistan. Adesso ho difficoltà anche a ricordarmi in che punto della cartina si trova il Pakistan. Vicino ad altri paesi che finiscono con Stan. Questo è poco ma sicuro. Il Pakistan è dopo gli Urali. Dopo gli Urali a destra. Sempre, dopo gli Urali a destra, sempre dritto, trovi il Pakistan. Ho sentito sfrigolio un pochino saudage del platano fritto. Che è pronto, ragazzi! Quando raggiunge questa duratura qui, è pronto per raggiungere la carta assorbente. Eccola qua. Immergiamo anche questa. Diamo un po' di fretta, ragazzi, dobbiamo stringere. One, two. Ed eccolo qua, il nostro platano fritto. Manca solo un piccolo particolare: il sale, o all'occorrenza, se volete trasformarlo in un piatto dolce, lo zucchero. Noi abbiamo scelto il sale, così. Ci parche so che salt be. L'hai capita, Isa? Sotto, so caput. Ti stai divertendo, Isa? Mo da morire, vale. Vuoi assaggiarlo, Isa? Me assaggia. No, perché prima devo cantare. Mi dispiace, produzione, questo ve lo requisisco di nuovo e adesso lo utilizzerò contro di voi. Zumpa, pa, zumpa, pa. Zumpa, pa, zumpa, pa. Cercavo un mare calmo, ho trovato te stasera. Amore capoeira, crashasse in luna piena, come in una favela. Saudage, mamma non mi risponde. Per confonderla, non la chiamo più. La chiamo solo quando facciamo gli shooting. Ciao. Ciao. Tutto bene? Tutto bene, tu? Senti, ma hai mai visto un platano? Platano? No. Devo rispondere a delle domande, ma è un quiz. Che cosa può essere? Un frutto? Un pesce. Un pesce? No, mi sei prendendo in giro. Ho fritto il platano oggi. È tipo una banana. Non lo sapevo. Ah, bene. Diciamo che ho fatto la banana fritta. Un saluto al Brasile, lo vogliamo fare? Ragazzi, purtroppo c'è crisi internazionale, questi sono i rapporti adesso tra l'Italia e il resto del mondo. E così sia. Assaggiamo, forza, dai. Chi vuole assaggiare per primo? Isa, vai Isa. Mamma mia, Isa. Ma buonissime. Buono. Una tira l'altra. Assaggiate anche voi e viva il platano! E questa era la mia ricetta del platano fritto. Io ve la consiglio anche perché è un'alternativa alle patatine fritte, il platano fritto. Se volete in descrizione trovate la lista con tutti gli ingredienti utilizzati per la nostra ricetta. Che dire, seguiteci su Instagram e taggateci anche con le vostre creazioni, con i vostri platani fritti. Se volete taggate anche me, ci vediamo alla prossima ricetta. Ah, iscrivetevi al canale, mi raccomando, è importante. Importantissimo. Fate presto. Finalmente tutti i vostri sogni diventano realtà perché dal 19 marzo è disponibile in libreria il libro di cucina da uomini. È straordinario. Qui sotto in descrizione trovate tutte le date del nostro book tour e su come fare per venire ad incontrarci. Non mancate, vi aspettiamo.